Eccoci qua. Bisogna un po' sempre scaricare, no? Perché sennò il vomito è troppo e soprattutto il vomito social è troppo. Io prima di Torino-Juve dissi, mi aspettavo una partita brutta, sicuramente il primo tempo non è stato così brutto come il secondo, però andiamo avanti. Io dissi soltanto una cosa. Ormai l'allenatore è fuori, come tutti stanno dicendo. Perciò uno si aspetta che i giocatori diano un po' del loro. E invece oggi scopriamo ancora, dopo 2 giorni, che i giocatori hanno tutte le scusanti più improbabili. Poi sentiamo i guru della TV, no? Per esempio quello che sta sulla Domenica Sportiva, pagato da noi. Perché dov'è il problema? Non è il non sapere di calcio, ci mancherebbe altro. È l'essere scaltro, vuole essere scaltro, portare tutti dalla sua parte. Meno male che poi c'è stato Collovati, perché giustamente se dici che Leao deve dare di più, perché non si dà le responsabilità a Pioli? E se Chiesa deve dare di più, il problema è Allegri. Oh, come l'altro che va su Pressing, il canale 5, lì dove c'è Sabatini, no? Gli amici di Allegri, e non commento loro che lo difendono a prescindere. Se uno dice, vabbè, hanno speso 50 milioni per Bremer, cosa deve migliorare? È già forte. Mentre 42 milioni Locatelli, tra tutto, non deve essere forte, ma il problema è l'allenatore. Vlahovic può sbagliare i gol a porta vuota. 12-13 gol se sbagliato a porta vuota, li può sbagliare. Può capitare, ma purtroppo se ha 2-3 palle a partita, non è che deve far sempre gol, no? Uno pagato 90 milioni che l'anno prossimo dovrà percepire, se non rinnova, 12 milioni di euro l'anno. Allora, qual è il problema? Si gioca male? Assolutamente sì. Secondo me siamo allenati male? Sì. Non li ha tenuti più in bolla Allegri? Sì. Non li ha motivati più? Sì. È una squadra scarica? Sì. È una squadra molle, sì, è una squadra senza palle, sì, è una squadra senza qualità, sì, ma la qualità non solo nei piedi, nella testa. Perché una squadra che ha qualità, che ha fame, che ha voglia di vincere, dopo la gomitata di Zapata, vanno tutti addosso, sia a Zapata che all'arbitro. E invece no, ci dobbiamo sorbire sempre le prese per il culo, oppure ad open bar da parte dei vocali, diciamo, di quello che si dicono tra la sala VAR e l'arbitro. Allora, questo scempio sta per finire, no? E speriamo arrivi presto, soprattutto speriamo che ci qualifichiamo in Champions, perché come dico sempre, io non tifo contro e non tifo per le mie idee, tifo che la Juve vada sempre bene e possibilmente vinca tutte le partite. Tutti i giocatori hanno degli alibi, il ruolo non li allena. Non sanno giocare, bisogna insegnargli, non hanno carattere, non hanno voglia, sono contro gli allenatori, contro l'allenatore, giocano contro, non hanno più voglia, non l'ascoltano, non hanno saputo che Allegri va via, ancora di più perché hai saputo, perché sapete ora qual è il problema di questi cosi che girano con per il campo della Juve, con la nostra maglia. E giocano con i nostri sentimenti tutti, da chi sta in panchina a chi va in campo. Sapete qual è il problema? È che questi dovrebbero scappare a gambe levate, sapete perché? Intanto quella maglietta buttata lì, sventolata via dalla panchina, forse è stato De Sciglio, c'era il marasma, c'era il vomito su tutti i social, mentre l'ha fatto Chiesa, Mbappé, etichettato Mbappé senza farlo vedere. E no, lui può farlo, si può lamentare. E alla Juve non si lamenta mai. Non si poteva lamentare nemmeno Pirlo alla Juve. Pirlo. 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 Nostri mocciosetti che vanno in giro per il campo. Secondo ora questi che si stanno nascondendo dietro agli alibi e le scusanti dell'allenatore e così via. E così via. L'anno prossimo sanno che chiunque sia allenatore devono fare almeno il 30-40% in più. E
e sanno che le sputazze se le meriterebbero se continuano ad essere questi, perché alla fine questi sono questi qua. Quelli che abbiamo sono questi qua. Perché Bremer non dipende dall'allenatore, no? Cambiaso non dipende dall'allenatore, McKennie non dipende dall'allenatore, il piccolo miglioramento da quando è arrivato Di Gatti non dipende dall'allenatore, no? Questo è il brutto ormai della nostra tifoseria. Stiamo giustificando questi qua che non hanno nemmeno amor proprio. Io devo giustificare chi non ama la maglia della Juve, e non a chiacchiere, a fatti. Io devo giustificare uno che si sbaglia 10 gol davanti alla porta perché deve avere 15 occasioni. Ma chi cazzo è? Mandrake! Ma gli attaccanti della Juve quante volte hanno avuto 15 palle gol a partita, che quando eravamo fortissimi si mettevano 11 davanti alla porta? Quando Trezeguet giocava a calcio a volte toccava 6 palloni a partita e faceva 3 gol. Di cosa stiamo parlando? Di essere presi per il culo? Da uno che fa solo così? O da uno che quando sbaglia fa nudge e poi non lo vedi più in partita? Perciò il problema è solo uno. Io me lo auguro di cuore che il problema è solo uno. Io me lo auguro di cuore che il problema è soltanto uno spostato 10 metri più al centro, 10 metri più esterno. Me lo auguro di cuore. Me lo auguro di cuore. C'è un problema però. Che questi qua, le prestazioni che stanno facendo, perché l'allenatore è scarso, incompetente, incapace, non è buono, non sa far nulla, non ne capisce. E ci sta, no? Perché poi sono quelli che danno lezioni dalla poltrona. E ci sta. Ma questi lo sanno che vanno loro in campo. Questi lo sanno che mettono il loro nome dietro la spalla. Questi lo sanno che l'anno prossimo con un nuovo allenatore non possono permettersi di continuare a fare come oggi. Perché altrimenti poi... E dov'è il succo? Com'è? Abbiamo preso Rodri e invece Locatelli. Com'è? Abbiamo preso Haaland che danno... Ora vanno a fare il paragone con Haaland. Haaland che ci sono partite che tocca 4 palloni in fase offensiva con Manchester City. Però dobbiamo fare sempre paragoni scomodi. Uno che in Serie A, uno che in Serie A, Salernitana, Frosinone, Sassuolo, non contiamo i gol sbagliati, fa 16 gol con la maglia della Juve, sbaglia 15 big chance, come li chiamano i fenomeni, perché poi vanno poi a giustificare. Uno dice una cosa, poi sono i fenomeni che mettono le tabelle sotto. E no, cari miei. E no, cari miei, me ne ricordo soltanto a memoria. Uno con l'Atalanta, 3 con il Napoli, 1 col Sassuolo all'andata, facciamo ancora? 2 col Torino. Non c'è bisogno delle statistiche, no? E come mai è l'attaccante che tira di più in Serie A? Avete ragione voi. Il problema è che ci dobbiamo limitare a tifare, parlo per me, e commentare la partita come è venuta. A prescindere nessuno va giustificato, a prescindere nessuno va criticato, a prescindere nessuno va salvato. E se Chiesa vuole fare il fenomeno, i fenomeni lo fa in campo e poi puoi parlare, prima dimostri in campo di essere un giocatore da Juve e poi ne parliamo. Vi ricordo che Chiesa l'anno del... dove c'era anche CR7, è normale perché non c'era Vlahovic davanti. C'era CR7, due difensori servivano soltanto per CR7, perché lì non può sbagliare il difensore, perché sul secondo gol che sbaglia Vlahovic, che tanti stanno dicendo non l'ha sbagliato, il centravanti di un valore assoluto si aspetta che la palla superi il difensore. Deve già essere pronto se volerla colpire al volo o addomesticarla, perché non stai giocando come venerdì sera alle amatoriali per 9 milioni. E perché... loro devono essere giustificati a prendere 9-12 milioni, mentre quello dell'allenatore non va bene. Quello dei giocatori vanno bene tutti gli stipendi. I 4 milioni a Locatelli vanno benissimo per fare 4 cazzate a partita, 5 tacchi a mezza altezza in centrocampo e al 60° scoppiare come non avesse più ossigeno. Semplice, il problema è un altro. Il non voler aver ragione delle proprie idee. Basta guardare cosa combinano in campo. E giocatori a questi livelli non c'è da muoverli come le marionette alla PlayStation. Ciao a tutti da Frank Bianconeri, il resto a me interessa sta roba qua, me ne frega meno di zero, possono andare tutti via, perché una cosa è certa, preferisco 10 Sturaro
a qualche altro. E ho detto tutto. Ciao. Può non piacere qualcosa? Mi dispiace, il problema è uno solo, che io sono della Juve, non tifo le mie idee. Il problema è un altro, che poi chi dice cazzate non dice e non resta coerente. La Juve è questa roba qui ora. Cambia l'allenatore, ma non cambiano i giocatori. Altro fallimento. Se cambiamo allenatore con 7-8 giocatori, qualcosa possiamo ritornare a vedere. Giocatori, possibilmente da Juve. Ciao.